La regione Abruzzo ha dato il via libera al metanodotto SNAM sul Mona Foligno. Gli ambientalisti protestano contro la decisione del presidente della regione Marco Marsilio. Con il sì sono stati cancellati 15 anni di lotta contro un'opera totalmente inutile e disastrosa per il nostro territorio e per l'intero Appennino centrale, affermano i comitati ambientalisti. Non c'è stata nessuna consultazione con i comuni, i quali hanno la titolarità del territorio e la responsabilità della salute e della sicurezza dei cittadini. Entra nel merito anche il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero. Noi abbiamo reiteratamente chiesto, e l'abbiamo chiesto anche per iscritto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, abbiamo rappresentato l'esigenza che per potersi pronunciare su questa opera è necessario avere esatta contezza dell'impatto sismico sul tracciato di 168 chilometri che è interessato da questo tratto di metanodotto. Io personalmente non ho fatto polemica con il Presidente della Regione Abruzzo, ho preso atto che in quella sede la Regione Abruzzo, rappresentata da un tecnico e non da una figura politica, ha espresso un giudizio sostanzialmente di non contrarietà. Questa cosa ci ha allarmato, ci allarma, perché la Regione Abruzzo ha una tradizione degli anni precedenti di pronunciamento contrario a questa opera, perché evidentemente ritenuta impattante e pericolosa dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, che in qualche modo è stata smentita. Però noi ribadiamo il fatto che è necessario che anche la Regione assuma una posizione chiara in questo senso, perché ci sono stati precedenti pronunciamenti. Vogliamo capire se la Regione abbia inteso smentire o ha assunto determinazioni diverse rispetto a quelle precedentemente adottate. E non si può dire, ecco, questo io sostengo, non si può dire che si tratta di una valutazione meramente tecnica, perché un ente territoriale importante quale quello della Regione non può non fare al riguardo una valutazione di carattere politico, perché si tratta di un'opera che può impattare sul territorio e ci sono delle valutazioni politiche conseguenti che necessariamente devono essere assume, e non si può relegare e marginalizzare il problema ad una questione di carattere squisitamente tecnico. C'è una valutazione politica in termini di sicurezza, in termini di salute della collettività, rispetto alla quale la Regione si deve pronunciare.